No, non ho aggiunto. Buongiorno, c'è un rimbombo strano. Buongiorno. Riuscite a sentirmi? Sì sì sì. Sì. sì, sì, sì. Perfetto. Buongiorno a tutti. Volevo ricordare di controllare che i microfoni siano chiusi. Grazie. Bene. Allora, oggi cerchiamo eh, di tracciare eh, la storia dell'Archivo Centrale a partire dagli anni della sua ideazione e fondazione. Mi sembrava importante per chi frequenta questo corso avere contezza della storia di questo istituto. Perché appunto eh, risulta fondamentale, ovunque si vada a lavorare e a operare, conoscere eh, il pregresso, come eh, in tutti gli archivi, cioè sapere qual è stata la storia dell'istituzione in modo tale anche da comprenderne certe dinamiche, certi spazi, certi o modi di operare. Eh, certe situazioni anche eh, che potete riscontrare fino ai nostri giorni. In effetti, come diremo tra poco, i problemi e le necessità che ancora oggi affliggono l'archivio centrale dello Stato sono quelli di sempre. Adesso cercheremo di tracciare questa lunga storia che inizia dopo eh, la presa di Roma, quindi a partire eh, dagli anni 70 eh, dell'Ottocento. E capiremo come eh, la maggior parte delle problematiche che ancora oggi si riscontrano nella grande istituzione <coughs> centrale sono... vuole... la storia dell'archivio centrale dello stato infatti eh, come quelle del, di altre istituzioni culturali Nate dopo la Presa di Roma, mi riferisco in particolare alla Biblioteca Nazionale Centrale, è caratterizzata innanzitutto dall'incompiutezza dovuta dalla, alla tavica eh, incapacità italiana di portare a compimento progetti anche di rilevanza nazionale. E, eh, ed è caratterizzata, come sempre, dalla mancanza di finanziamenti e da diverse questioni e pastoie di carattere amministrativo che fanno sì che ancora tutt'oggi la situazione dell'archivio centrale non è eh, ancora compiuta. Di, spiegheremo meglio cosa intendo. Eh, infatti, nonostante avesse il compito di garantire e di conservare la memoria documentaria dello Stato italiano appena sorto, l'istituzione nata senza sede e senza organico, stentò fin da subito a decollare, impossibilitata a, a svolgere le sue funzioni, oltre che per problemi appunto di carattere gestionale, mancava pro mancavano propri locali e anche il personale ridotto ad un'unica unità, come diremo, anche a causa della mancanza di un ruolo forte che consentisse alle amministrazioni di riconoscere nell'archivio all'epoca del regno, poi archivio centrale, la sede naturale e obbligata per conservare le proprie le loro carte. Pure quando finalmente ebbe anche una sede degna, eh, cioè questo spazio all'Eur la legge eh, del, 53, del 1953, quest'anno cadono i 70 anni da questa legge che eh, definì il ruolo dell'archivio centrale, tale legge non ebbe il coraggio di individuare l'archivio come archivio nazionale. Ancora adesso si chiama archivio centrale, a differenza di tutti gli altri archivi dei paesi esteri che hanno assunto il titolo di archivio nazionale lasciando quindi in una sorta di limbo eh, la situazione anche a causa delle continue ristrette di ris ristrettezze di risorse e assegnando uno spazio che voi forse lo vedete grande, ma che in realtà è estremamente ridotto in, in origine, come diremo Uh, questo locale doveva estendersi sui tre lati del complesso, cioè quindi non solo il, diciamo, il nucleo centrale dove siamo, ma anche sia il laterale che arrivò successivamente e l'altra parte ancora oggi occupata dal comune di Roma. Quindi non si ebbe il coraggio, come diremo, di trasferire al demanio pubblico l'intero complesso, quindi ancora tutt'oggi come diremo adesso, fin dall'Ottocento, dall siamo ancora in affitto, quindi manca ancora uno spazio dedicato che, eh, e che corrispose quindi evidentemente a una mancanza di, di, di fondi per la gestione, perché la maggior parte del budget, pari oggi a oltre 5 milioni di euro all'anno, è eh, diciamo, destinata a pagare la forte locazione. Oggi allina il prima all'ente euro. Quindi tutto ciò porta a tutta una serie di problemi che, eh, dovuti da una parte, come sempre, alla mancanza di, di fondi, dall'altra, a eh, la ristrettezza del personale. Adesso cerchiamo di tracciare questa lunga storia molto interessante anche sulla base del frutto di una ricerca che si sta conducendo proprio qua di recupero della memoria documentaria della storia dell'archivio centrale che, come diremo da subito, è strettamente connessa con eh, la storia dell'archivio di Stato di Roma. Negli anni immediatamente, quindi successivi alla presa di Roma e al compimento dell'Unità d'Italia, Nell'ambito delle riforme amministrative che ne seguirono e che puntavano mh, diciamo, a garantire, a preservare la cultura e la memoria documentaria del paese appena formato, emerse ehm, la necessità di creare mh, subito un contenitore delle amministrazioni centrali dello Stato per, destinato alle carte. Che si sarebbe associato e distinto dagli archivi degli stati preunitari. Quindi, al momento della presa di Roma, emerge la necessità di creare un luogo dove poter andare, man mano, a depositare le carte degli affari esauriti di tutte le amministrazioni che si erano, ovviamente, concentrate e trasferite a Roma. L'idea eh, di formare un grande archivo centrale aveva comunque degli illustri precedenti, non è stata una grande scoperta, ma eh, si fa faceva ovviamente riferimento ad antiche esperienze. Mi riferisco ad esempio alla situazione degli stati de del regno di Sardegna, quando intorno al nel 1850 si concentrarono a Torino gli archivi di eh, Savoia. Di Genova e di Sardegna, cambiando la denominazione di archivi di corte in archivi generali del regno, termine che ritroveremo anche qui, centrale generale, anche nel Granducato di Toscana, qualche anno dopo, si con fecero confluire gli archivi tutti insieme a Firenze sotto la denominazione di Archivio Centrale di Stato. Vedete questo termine che, ehm, che mh, ritorna. Il pensiero quindi di radunare sotto un'unica gestione gli archivi era già emerso ai tempi dell'Unità d'Italia, quindi nel 1861, quando, appunto, ehm, Francesco Bonaini, che, come sapete, il grande archivista, il fondatore del metodo ideatore, del metodo storico e del principio della provenienza per gli archivi, sottolineò la necessità di creare un archivio eh, del governo, cioè un qualcosa che andasse a radunare tutte le carte del nuovo del Stato, del nuovo Stato eh, del Regno d'Italia, quindi comprendente i titoli, i documenti politici e internazionali. Dal 1847 in poi le carte riguardanti la casa regnante, così pure i titoli e cose, carte consimili. Ehm, oltre alle pubblicazioni a stampa, eh, consegnate a norma di legge, questa è anche una caratteristica che le ritroviamo in tutta la storia del centrale: la necessità di recuperare i bollettini amministrativi le pubblicazioni dei ministeri a corollario della documentazione archivistica anche gli archetipi dei pesi e delle misure fra poco ritorneranno questi pesi e queste misure qui all'archivio centrale tra pochi giorni recupereremo da, da un, dal ministero che attualmente li ha riprendendo questa antica vocazione i punzoni per il marco del marchio dell'oro e dell'argento le filigrane per la carta bollata quindi un luogo che garantisce Diciamo la, la, la certezza del diritto, il luogo dove si conservano le leggi, il luogo in cui si conserva la memoria anche della Casa Reale. Successivamente, poi si procede alla soppressione della Direzione Generale degli Archivi, con sede a Torino, perché appunto si eh, crea un, il Ministero degli Interni a Roma che assume al, su, a, al in suo seno le competenze degli archivi. Come sapete, prima dell'istituzione del Ministero dei Beni Culturali, gli archivi dipendevano dal Ministero dell'Interno. Quindi si trasferiscono le competenze archivistiche al nuovo Ministero de, dell'Interno a Roma, diventata ovviamente capitale del Regno, e si delinea la necessità di creare un nuovo archivio dove conservare, previa classificazione, gli originali delle leggi e dei regi decreti. Questa è l'antica storia del fatto perché noi qui conserviamo tutte le leggi in originale. Dovete però passare un anno, siamo nel, dal 1871, dobbiamo arrivare all'anno successivo, a fine dicembre, quando viene fondato un nuovo archivio, è l'archivio di Stato di Roma, che nasce con un duplice compito. E questo doppio compito rimarrà fino al trasferimento dell'archivio del Regno, diventato archivio centrale, qui all'Euro. Cioè, da una parte, conservare le carte dell'ex Stato pontificio, reperite negli uffici e nei depositi fu fuori dai palazzi extraterritoriali della Santa Sede, perché altra cosa è l'archivio Vaticano, l'ex archivio segreto quindi tutte le carte dei ministeri che si trovavano nei palazzi fuori eh, Vaticano vengono eh, acquisite e fatte confluire all'archivio di Stato di Roma. Dall'altra eh, quindi custodire i più importanti documenti postunitari, quali le carte, le leggi e i decreti, lo Stato civile di Casa Savoia e il registro araldico. Forse vi siete domandati come mai noi qua abbiamo una sala araldica. Come mai abbiamo il libro d'oro della nobiltà? Come mai abbiamo le carte della Real Casa? Questa è l'origine. Allora l'archivio eh, inizia il nuovo archivio di Stato di Roma, che non esisteva, nasce, inizia la sua attività il 15 gennaio del 1872 e viene inizialmente diretta dal eh, funzionario del Ministero dell'Interno, Biagio Miraglia. Che vediamo qui. Raffigurato a sinistra, che rimane in servizio fino al 1877. Accanto abbiamo invece Costantino Corvisieri, che ehm, è il capo della sezione dell'archivio di Stato, che autore era già autore di un dettagliato censimento sugli archivi pontifici e membro della delegazione per gli archivi nominata. Eh, nel 1871 per costituire l'archivio di Stato di Roma, quindi era un commissario che non viene nominato direttore, ma si preferisce un vero funzionario dello Stato, Biagio Miraglia, perché Costantino Corvisieri, già impiegato pontificio, era visto come qualcuno che era coll colluso con l'Ancien Regime. Forse l'avete già sentito nominare, è stato il primo presidente della società romana di storia patria Costantino Corvisieri e colui anche che si è occupato di topografia e di storia di Roma e che eh, la società eh, di storia patria eh, conserva eh, la sua raccolta di calchi di cera e di sigilli e eh, i suoi libri. Ecco, però questa cosa... Ehm, Diciamo, eh, nasce diciamo, con un'imposizione dall'alto, cioè un nuovo eh, direttore che deve portare avanti l'idea delle carte dello, del nuovo Stato. Ma il problema, innanzitutto, di fondo è lo spazio. Perché, come eh, in altre circostanze, pensate alla storia della Biblioteca Nazionale. Eh, che viene eh, allocata nel palazzo della Casa Maio dei Gesuiti al Collegio Romano, anche l'archivio è alla ricerca di spazi che sono inevitabilmente i luoghi degli antichi conventi soppressi. Ehm, in particolare, quindi, l'archivio di Stato di Roma non ha una sede unica, ma si va a caccia di magazzini, di locali sparsi sul territorio. Che, eh, sono dislocati in più luoghi dal casamento Uguolini via dei sediari a una parte del convento dei teatini di Sant'Andrea della Valle dalle stanze al palazzo della dogana a piazza di pietra negli edifici in rovina del polverificio e dello squaglio del sego ma poi soprattutto i magazzini dell'ospizio di San Michele il complesso di San Michele a ripagrande che diventa poi con gli anni il luogo di conservazione delle carte del regno, prima in parte diciamo espropriato, in parte in affitto. E torniamo sempre con questa torre dell'affitto, che è dal 1875 che siamo in affitto. Palazzo Mignanelli, presso Piazza di Spagna, il il, poi il convento delle monache benedettine di Campo Marzio, non so se sapete dov'è, dove c'è. Il, il gelattaio Giolitti eh, sulla piazzetta lì, dove stava anche Italo Calvino e Natalia Ginzburg. Quel complesso, come vedremo, diventerà poi sede dell'archivio di Stato di Roma prima della Sapienza, eh, poi magazzino e palazzo Sinibaldi, di cui vedete eh, qui a destra una pianta inedita dove sono localizzati eh, in questa leggenda gli archivi eh, requisiti e collocati in questo piano del palazzo. A sinistra vedete la piazzetta di Campo Marzo con il, eh, con il convento delle monache benedettine. Ancora adesso l'insieme la, 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 diciamo, della piazza è identico. Mm? Sono adesso uffici del Senato. Fin da subito però emerse la necessità eh, di disporre di una sede autonoma e adeguata. Qui vediamo la situazione del San Michele, che eh, lassù vedete il complesso eh, di una stampa del vasi, sotto una, una foto storica del periodo. Un immobile gigantesco, però, solo in minima parte destinata all'archivio, sono state reperite anche le mappe dei magazzini. Quindi vedete, mh, strutture molto, molto contenute, eh, strette e eh, mal disposte. Vedremo che questo sarà un grave problema. Consideriamo, però, che l'archivio, a parte le, le, diciamo, le carte delle antiche magistrature dello Stato del Pontifice, le carte del nuovo Stato sono estremamente poche perché era stato appena formato. Quindi, fin da subito, però, c'è la necessità di avere una sede propria e si dà eh, necessità, si dà, eh, eh, diciamo, eh, compito all'ingegner eh, Luigi Gabet che è colui che progetta. Eh, il Palazzo del Senato di provvedere alla costruzione di un immenso edificio. Che come vedete qua dalla piantina, ha il eh, nome di Archivio Generale di Stato. Un palazzo enorme. Vedete la su la localizzazione. Eh, a destra vedete il Colosseo. Si tratta di Via degli Annibaldi in fondo a Via dei Serpenti, eh, la strada ancora non era, diciamo, segnata, diciamo, come adesso, eh, forse sapete che lì c'è un, un, un istituto tecnico, eh, ecco, lì doveva esserci, doveva essere costruito l'archivio centrale, generale di Stato. Qui adesso cominciamo la serie dei progetti cominciati e mai finiti. Perché qui cioè, tutti ne parlano, tutti vogliono la sede, tutti cercano spazi, eh, tutti mh, cercano di riutilizzare eh, conventi o edifici mh, precedenti o di costruire dei nuovi, ma alla fine non si arriva mai a, a, a nulla. Il palazzo però eh, doveva essere molto imponente, molto interessante alle pendici del Colle Oppio su tre piani oltre a Seterrani e Mansardi con, con al centro sei cortili adibite ad aree verdi eh, e, un lato, e a un lato destro un bel giardino. Come vedete anche la, la tradizione eh, eh, neoclassica, eh, la balconata centrale e al centro lo stemma di Casa Savoia. Quindi eh, un, un progetto grandioso che però ovviamente non, eh, non va a compimento perché c'è sempre questo problema, ma l'archivio è uno solo o sono due? È l'archivio di Stato di Roma con l'archivio del Regno o c'è anche un archivio del Regno? Emerse quindi la consapevolezza che l'archivio di Stato di Roma dovesse sdoppiarsi in due, il vero e proprio archivio romano, come gli altri archivi di Stato sul territorio, che come sapete appunto sono uno per provincia, con il compito di conservare le carte dell'antico regime, come a Torino si conservano le carte del Regno di Sardegna, a Napoli, del Regno delle Due Sicilie, eccetera. E, e, e il ruolo e, e l'archivio delle amministrazioni centrali dello Stato. Noi ancora adesso qua riceviamo le carte delle amministrazioni centrali, cioè dei ministeri e, e degli organi di rilevanza costituzionale. Finalmente nasce l'archivio del Regno, perché ci vuole una legge, siamo il 27 maggio del 1875. Nasce con questa legge, decretiamo, la costituzione dell'archivio del Regno, una istituzione del tutto inusitata. È la prima volta che viene istituito un archivio di documentazione recente, Sono sempre archivi storici, al massimo di carte vecchie di una decina d'anni, 75, 60, dopo l'unità destinato ad essere consultato anche sovente solo per necessità amministrative, non è un archivio per la ricerca, è un archivio, diremmo noi, di deposito con pratiche legate agli affari correnti, quindi eh, diciamo usato da personali in servizio presso le amministrazioni versanti per, eh, non per ragioni quindi di ricerca storica, però i compiti rimangono fin da subito, scialbi e limitati. È ovvio perché è sostanzialmente considerato un magazzino dove le amministrazioni centrali vanno a depositare le loro carte. Um, un magazzino che per ragioni logistiche e pratiche si trova presso l'archivio di Stato di Roma da cui dipende amministrativamente. Cioè sulla carta si dice che sono due archivi, ma in realtà continua ad essere uno solo perché l'amministrazione è unica. E, dopo il trasferimento nel 1877, eh, qui vediamo ancora il progetto di Gabbet, eh, di Miraglia a Pisa per eh, assumere la carica di prefetto, la carica, eh, diciamo, eh, la carriera eh, archivistica non era ancora definita, era comune a quella del Ministero dell'Interno, quindi eh, il direttore dell'archivio poteva diventare prefetto. Il nuovo direttore dell'Archivio di Stato di Roma e quindi dell'Archivio del Regno fu Enrico De Pauli, incaricato nel luglio di quell'anno del 77, dopo aver diretto la divisione del Ministero degli Interni dedicata agli archivi, che era stata nel mentre soppressa e eh, dopo che era stato anche segretario del consiglio degli archivi del regno corrispondente un po' al comitato tecnico scientifico di oggi c'è cioè un organo consultivo dedicato agli archivi egli cercò innanzitutto <coughs> di dare impulso all'attività diversamente degli archivi di deposito e l'amministrazione centrale la storia è sempre quella i ministeri, le amministrazioni centrali stentano a consegnare le carte oppure cercano di rifilarti le carte che proprio non, non gli importa più niente. Ancora adesso è così. Se devono sgombrare un magazzino, ti mandano le cose, ma le cose buone, le carte buone tendono a, a tenersele presso di loro. Anzi, come vedremo, in questi anni si, si cominciano a costituire gli archivi storici di quelle di quelle istituzioni, di quei ministeri che mai hanno versato poi all'archivio centrale. Mi riferisco ad esempio al Ministero degli, est degli Esteri. Quindi, ehm, De Paoli si dà da fare per fare quello, come vedremo anche poi negli anni a seguire, il censimento della documentazione. Cosa c'è che deve arrivare all'archivio centrale? Nessuno lo sa. Anche perché gli altri ministeri arrivano a Roma esattamente come le altre istituzioni in fretta e furia e quindi sono lì che cercano di accappararsi in magazzini, spazi, palazzi. C'è un'attività diciamo di edilizia, di costruzione di grandi immobili, però la maggior parte eh, degli, del, degli uffici occupano immediatamente palazzi già esistenti e lo stesso gli archivi che vengono depositati come l'archivio. Di Roma, o è l'archivio del regno nei, nei eh, palazzi che si trovavano. Quindi, ehm, invia ai ministeri una circolare con la quale intendeva avere notizie: cito, almeno approssimativa delle quantità delle carte con cui l'archivio dovrebbe essere costituito, per calcolare l'ampiezza del locale e l'estensione degli scaffali necessari. Mi sembra di leggere quello che facciamo noi tutti i giorni. Ci scrivono i ministeri dicendo vogliamo versare le carte, quanti metri sono perché non abbiamo spazio. L'elaborazione delle risposte eh, si concretizza in una pubblicazione che è la prima del Nuovo Regno, notizie generali e numeriche degli atti conservati negli archivi giudiziari, amministrativi e finanziari del Regno, stampata a Roma nel 1876. Quindi eh, si comincia ad avere una contezza di massima della consistenza dei, dei, dei futuri versamenti che si sarebbe girato intorno al milione di foglie al giorno. Perché qui le carte si inondavano, inondavano, ma ovviamente lui cosa dice: Vabbè, saranno tutte ste carte, ma bisogna fare gli scarti. E lì cominciano i dolori. Perché, come sapete, il professor Lodolini Elio ha scritto più volte. Che questi primi, primi direttori non erano archivisti, non avevano le competenze archivistiche, Quindi ci hanno dato mano, hanno dato, eh, fatto interventi massicci di scarti, distruggendo serie anche molto importanti per la ricerca storica, soprattutto per far posto alle carte più recenti e buttare le carte pontificie, perché ritenuti non utili dal punto di vista amministrativo. Non si pensava alla storia, perlomeno. Non gli interessi erano diversi in questo momento. Ecco eh, una più precisa definizione del ruolo dell'archivio sembra nascere nel '77 proprio in occasione dei lavori per la riforma dell'ordinamento degli archivi nazionali, promossa dal presidente del consiglio Giovanni Nicotera e presentata alla Camera il primo marzo. Egli diceva, negli archivi poi dell'amministrazione centrale sopravvennero i trasferimenti della sala del, del governo che contri, costrinsero a lasciare prima in Torino, poi in Firenze, un buon numero di scritture le quali non si sa come riunire a quelle trasportate a Roma perché l'altra l'idea era anche quella di fare un unico mega archivio dove ci andavi a mettere tutte le carte degli antichi stati prenitari. Ma poi, ovviamente, ci sono tutte le ribellioni dei vari de, de, delle varie società di storia patria sparse sul territorio nazionale che si vedono privati della memoria documentare dello stato antico dello stato preunitario quindi l'unico rimedio può essere l'istituzione di un archivio in cui si raccolgono tutte le carte rimaste nelle stazioni della capitale quindi ci voleva prendersi anche Torino e Firenze eh? e quelle che di man mano non saranno più necessarie ai bisogni della del servizio perché ordinate metodicamente servono meglio ai fini della loro conservazione. E qui comincia un altro problema, l'ordine, l'ordinamento di queste carte, perché mancava anche una teoria archivistica. Eh, la necessità immediata, ed è quello che fanno oggi le commissioni di sorveglianza, è quello di andare a istruire. Le, 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 le amministrazioni perché tengano bene, ordinino bene e preparino bene ai versamenti le loro carte. Questa esigenza si riscontra fin dalle origini. Siamo nel 77. In realtà l'archivio era già formato, era già fondato, però si dice: Ma si fatto archivio centrale del Regno, già per forza naturale di cose si va componendo. L'archivio nasce appunto come la definizione di archivio spontaneo. Nasce perché tutti ci vanno a, a, a depositare le cartacce che non sanno più dove mettere. Nei locali di San Michele a Ripagrande, in Roma, il ministro dell'Interno ha depositato 11.000 volumi di atti, il Ministero della Marina 900, il Ministero di Grazia e Giustizia 500. Altri propositi diversamente si fanno da ogni parte, eccetera eccetera. Occorrerebbero, conclude almeno 3.714 metri lineari 3 chilometri e 7 km. eravamo alle origini però comincia già subito il problema dove metto queste carte la famosa domanda che ci facciamo tutti i giorni dove metto queste carte dei versamenti eh, e l'articolo di legge diceva gli atti dei castelli centrali del regno compiuti da dieci anni e che più non occorrono nei bisogni ordinari del servizio, quindi c'era un versamento anticipato delle carte rispetto alle prescrizioni che saranno dopo, da 40 e poi oggi 30, sono raccolti in un unico archivio, il, cui, il quale ha il titolo di Archivio Centrale di Stato, Archivio Centrale di Stato. Poi sparisce questo nome, ritornerà dopo. Il fatto che l'Archivio del Regno o all'archivio centrale fosse istituzione nuova ed autonoma non era però affatto scontata perché c'era chi diceva su so due poi dicevano no è uno tanto che al consiglio per l'archivio dice al consiglio per gli archivi nel 78 si dice l'archivio del regno non è un istituto diverso da quello dell'archivio di stato di roma ma che distinto solamente di denominazione per la de natura degli atti non è che parte integrante del tutto costituente l'archivio di Stato di Roma. Quindi sono due o oh, sono uno? Questa storia va avanti per tanti anni. Tanto che la dicitura dell'archivio di Stato di Roma è duplice. Archivio di Stato di Roma e archivio del regno. Anche il direttore unico direttore di entrambe le istituzioni è un unico organico ha addirittura per le incombenze dell'archivio del regno cioè a San Michela Ripa un unico impiegato Gianluca Reghini che arriva dalla pubblica sicurezza, poi fa un po' di giri, cerca di, fa di fare il trasferimento dei ruoli e arriva agli archivi. Gli danno l'autorizzazione eh, a proseguire. Ehm, da lì, eh, il Consiglio degli archivi cerca di, diciamo, lavorare per concentrare l'attenzione della politica sulle necessità di questo progetto bene amato archivio oggi è la stessa cosa il consigliere Giulio Polo, Porro Lambertenghi di famiglie milanesi eh, fa un sopralluogo a ripagrande e dice quanti paricoli sovrastino all'archivio medesimo contenendo esse enormi ammassi di carte avendo i solai di legno e l'attiguità dell'abitazione di una corporazione di monache e di diverse famiglie cioè qui queste carte sono sto magazzino abbandonate la gravità del peso o una favilla può da un momento all'altro seppellire sotto ad un monte di macerie o mandare in fiamme tutto quel gran deposito di carte. E quindi eh, ci, cer ci si, cerca di, si cerca di darsi da fare per sollecitare il ministro dell'interno a trovare una soluzione, perché nel mentre il progetto di Gabet è tramontato. Ehm, ci sono sempre provvedimenti legislativi che sottolineano la necessità di quest'archivio, ma quest'archivio non sa da fare, ecco, nel frattempo, vanno anche a vuoto tutte le altre ricerche di locali. E siamo già arrivati agli anni 80 dell'Ottocento. Quindi è già passato. Sono già passati dieci anni. Si cerca di trovare dei locali al carcere di Regina Celi. no. Ehm, o al convento delle Mantellate, o cercare di ampliarsi al campo marzio, perché nel mentre un po' di suore non erano rimaste, quindi si cerca di far andare via queste suore, ma non si trova il locale per andare a mettere questo sparuto gruppetto di suore che continua a insistere. L'ex eh, convento di San Callista in Trastevere, la storia è sempre quella, sempre. Ehm, Sempre eh, eh, diciamo, edifici ecclesiastici. Eh, vanno sempre tutti a fare i sopralluoghi, i locali sono sempre del tutto inadatti e mal sicuri. Finalmente arriva la possibilità di un terreno al castro pretorio. Cosa c'è il castro Pretorio oggi? La Biblioteca Nazionale Centrale. Era un'area, diciamo, ormai an ancora in mezza periferia, ma non così lontana. Eh, era una, un terreno che da sempre è stato visto come diciamo un luogo possibile eh, per un'istituzione culturale considerate che poi successivamente in età fascista si costruisce la cittadella della sapienza e questo terreno eh, è, di, di, sarà poi assegnato alla biblioteca ma questa è un'altra storia qui siamo sempre alla zona lì di San eh, via San Martino, viale San Martino della Battaglia, quindi proprio lì, dove c'era un terreno e un locale dove si creavano, dove eh, c'era la scuola di disegno e di scultura. Nel 1881 eh, l'avvocato Viviani Casentini, per conto del proprietario, mh, inglese story. Eh, offre allo Stato, eh, al Ministero dell'Interno, di comprare questo, questo, questo terreno. Ci sono vari sopralluoghi del Genio Civile, non ve la faccio tanto lunga, si, si va a vedere che in effetti sta cosa sarebbe buona perché lo spazio c'è per fare un bell'archivio. Anzi, intanto c'è già una costruzione, le carte che, che abbiamo ci stanno, mettiamo gli scaffali, però insomma c'è anche la possibilità col terreno di costruire. Dei magazzini, e questo è l'antenato dei nostri capannoni. Quel periodo si fa eh, proprio un progetto per costruire questi edifici economici, fabbricati economici per deposito delle carte. Il Genio Civile, con la proprietà, fanno fare questo pro progetto per fare un capannone antelittera, quelli che noi diremmo ce ne fossero, eh, perché l'idea è sempre quella. Ancora oggi, noi vogliamo comprarci il capannone perché siamo senza capannoni. E qui nel 1881 c'era già qualcuno che aveva pensato di fare una roba come quelle che ci piacciono a noi. Ovviamente anche questa storia non va in porto, perché è sempre caro, perché questo stato italiano nasce povero eh, nasce sabaudo, quindi molto tirato come eh, contabilità, ricordate eh, Quintino Sella? E quindi anche questo terreno non si compra, si cerca sempre di andare a dire eh, eh, cerchiamo di riutilizzare quello che abbiamo, quindi allora va tanto bene il Palazzo del Gesù, l'ex Convento del Gesù a Piazza del Gesù dove eh, appunto si trasferirà, come vediamo tra poco, l'archivio. Quindi ehm, le storie sono molto lunghe perché appunto c'è cioè un andare, andare vieni ehm, alla, al Consiglio nazionale degli archivi, c'è cioè chi, chi dice una sede, chi dice l'altra, cioè, ci, si raccolgono proposte. Eh, quello che rimane fisso è il famoso magazzino di, eh, del San Michele a Ripagrande. Come fosse fatto sto sto, questo diciamo, magazzino, questi locali eh, di San Michele a Ripa non lo sappiamo. Lo sappiamo fino a un certo punto perché eh, non manca la documentazione fotografica eh, pre-trasferimento eh, all'euro. Le uniche eh, diciamo, rappresentazioni eh, di, questo, di questo locale si ricavano da due film, due film rispettivamente del 1947 e del 1951, Il Delitto di Giovanni Spos Episcopio con ehm, Aldo Fabrizi e I Re di Roma con Totò, che sono girati all'archivio di San Michela Ripa e quindi vediamo qui la storia di questo povero eh, vi invito a vedervi questo film disgraziato di, di Giovanni Episcopio che è un archivista che poi perde il posto perché conosce una signorina ma dovete dovete vederlo e che però si, mh, ruba dei soldi dalla cassa dell'archivio e qui c'è il suo direttore e lì c'è l'impiega e c'è c'è lui con dietro le carte del Ministero degli Interni. È l'archivio del Regno che si ritrova appunto nel film, in queste immagini. Vedete le carte, se andate giù nei nostri magazzini, non vi sembra molto dissimile. Eh? Siamo nel 47, però l'aspetto è quello. Eh, I vani da esso occupati sono 17. Cioè cinque corridoi, sette stanze grandi, quattro mezzane, una piccola, contengono 1600 metri quadri di scaffali. Essi sono ormai fini zeppi di carte, dei mestieri quindi finché non si è provveduto stabilmente, più acconciatamente, in altro modo di prendere altri locali in aggiunta. C'è sempre la solita storia. Qui abbiamo la dottoressa Sagù che dice sempre dobbiamo prendere altri spazi a Pomezia. È la stessa storia, mancano sempre gli spazi. Eh, la documentazione nell'80 era di 26.000 unità, nell'82 28.000 e ci sono diverse serie di carte. I ministeri, devo dire, che cominciano veramente a versare. E vedete anche questa immagine qui, siamo all'archivio del Regno, la solita scrivania squallida del povero archivista e la scala per recuperare le carte e i faldoni esattamente come sono adesso. Quindi eh, versano, ma ci gli dice sempre ai ministeri come adesso, attenzione a non versarci troppo perché non sappiamo dove metterlo. Nel 1882, a febbraio, il Consiglio degli archivi incaricava il Carutti di Cantonio, nobile piemontese, di esaminare le questioni che il direttore dell'epoca sottolineava per l'archivio del Regno, cioè come si devono far arrivare le carte. Questo è uno dei problemi di adesso. Cioè, come devono registrare e archiviare le carte le amministrazioni centrali, come devono mandarcele. Quindi, grande difficoltà per la retta classificazione delle carte medesime. E quindi il, si approvava eh, la necessità di creare una commissione che, come sempre, prima di essere costituita passeranno diversi anni nel mente siamo sempre alla ricerca degli spazi addirittura qualcuno mh, sottolinea l'esistenza di spazi all'orto botanico alla Lungara, non so se sapete a, a Trastevere c'erano spazi, queste terre dell'orto botanico, perché non facciamo un bel palazzo lì però ovviamente arriva il genio civile, cominciano a dire allora siamo vicini al Tevere, arriva l'acqua qui è umido non si sa, poi dopo non riusciamo a fare le fondamenta perché sotto c'è l'acqua, non crollano, eccetera, eccetera. Quindi niente. Ecco, eh, progetti di ogni genere, al Gesù, al, dove c'è adesso il Vittoriano, fare un palazzo, di tutto e di più. Eh, finalmente emerge eh, l'idea di spostarsi in Piazza Vittorio. Sapete dov'è? A Piazza Vittorio, eh, ancora adesso, verso Termini, all'angolo con via Napoleone III, c'è una chiesa, la chiesa di Sant'Eusebio. Questa benedetta chiesa, che come, eh, come ancora adesso vedete, perché ovviamente non hanno fatto niente neanche lì, ha un grande edificio intorno, che era il convento. Dicono, tanto la, la piazza Vittorio, come sapete, una piazza eh, sabauda, come aspetto: coni portici, molto cuneo, no? molto Piemonte. Ehm, era il quartiere, diciamo, piemontese dei nuovi edifici dopo la Presa di Roma, ehm, si innestano nei, nei, nei portici gli, anti, gli antichi edifici preesistenti, tra cui la chiesa di Sant'Eusebio che come adesso ancora potete notare è, diciamo, retro, è, è indietro rispetto alla linea dei porticati. Allora eh, dice ma che bello qui è questo spazio in centro, comodo. Eh, alcuni dicevano che non era così in centro eh, perché eh, i ministeri erano un po' più lontani, quindi portiamo altre carte, insomma è tutto un traffico. Allora gli dicono: ma perché non, non, eh, non facciamo lì l'archivio? E incaricano l'architetto Francesco Pieroni, che era un signore che eh, aveva avuto già degli incarichi anche all'estero per la Crystal Palace Society di Londra e per, per seguire i lavori a uh, palazzo all'Aula del Parlamento a Montecitorio era entrato nel genio civile che, che viene incaricato di fare questa opera, cioè di progettare lo spazio dell'archivio del regno, una roba bellissima. Di nuovo, con questo porticato di questo disegno, esistono due versioni, una versione su due piani e una versione su tre piani, perché fin da subito dicono, guardate che qua queste carte non ci stanno mica tutte, perché qui destinate ad aumentare. Quindi cerchiamo di allargarci, facciamo la seconda, eh, diciamo, facciamo un altro piano, cioè c'è un seminterrato, il primo piano, il secondo e un altro ancora sopra. Ehm, quindi la storia va avanti, cominciano nell'82, 83 eccetera, nel mentre, come, come sempre, appena c'è eh, l'approvazione, passano pochi giorni, 5-6 giorni e il Pieroni muore. Per un infarto e così la storia di nuovo si ferma. Non riusciamo ad avere questo bellissimo palazzo che vedete come fatto con tutti i cortili del primo piano, che aveva già anche una finalizzazione degli, degli spazi. Ecco ehm, nel mentre il palazzo del San Michele. Non ne può più, straborda di ogni, di ogni carte. Ormai è pieno, ma anzi, non pieno, ma riboccante di scritture, non può più soddisfare al bisogno che hanno gli uffici centrali di depositarvi in maggiore o minore quantità gli atti delle loro amministrazioni. L'edificio, eccetera, poi ha, non, è, non è sicuro per la statica, per l'attiguità dell'ospizio, dello che ancora c'era accanto, nel grande complesso c'era ancora l'ospedale, l'ospizio del San Michele. Eh, quindi non riusciamo a soddisfare le esigenze e non si riesce a, eh, a trovare eh, diciamo eh, altri, altri locali. Eh, tra l'altro eh, rimane l'idea di questa piazza Vittorio, che dice, vabbè, questo è morto, però insomma in qualche modo facciamo questo spazio. In realtà anche lì la storia si, eh, si conclude perché questa chiesa viene reclamata dall'arciduca d'Austria che dice che quella chiesa non è demaniale, ma in realtà c'è un privilegio del, vesco del, del vescovo eh, del, mh, di Vienna, patronato dell'arciduca d'Austria e sede di titolo cardinalizio. Eh, e quindi non si può demolire. E ancora adesso infatti c'è. E quindi la fabbrica, proprio nonostante anche se eh, si poteva superare la morte dell'architetto, non viene realizzata. Continuano quindi i progetti: San Lorenzo, eh, terreno tra San Lorenzo e il Campo del Macao, quindi di nuovo in zona di Castro al Mausoleo di Augusto. Non so se sapete, che il, il Mausoleo di Augusto poi è, è stato un teatro. Lì si voleva fare l'archivio la, centrale, al posto del teatro, ovviamente non si fa, alle terme di Diocleziano, anche lì niente, a Porta San Pancrazio al Gianicolo c'era un bellissimo palazzone, eravamo al Fontanone, si dice anche no, ma non è così lontano. Eh, addirittura mettono pure il tram per arrivare fin là, per cui non era poi così disagiato, eccetera, eccetera. Anche lì è troppo caro, non si prende niente. E quindi eh, è tutta una storia che, di cui non se ne vede la fine. Eh, ci sono lettere, soprattutto del ministero della Marina, che è l'unico che vuole versare a Iosa le sue carte. Gli si dice: eh, sono notissime le condizioni dei locali dell'archivio del regno, i quali rigurgitano di carte, non hanno ormai più spazio per accogliere altre nuove. E quindi state all'occhio, non ci dovete dare altro perché non se ne può più. E, e si lamenta, ci si lamenta sempre al Ministero degli Interni che eh, per appagare le richieste di codesto ministero non rimarebbe se non che procedere a uno scarto di quella parte dei suoi atti già depositati previo attente esame. E qui cominciano i dolori, qui spesso si scarta per far posto e si buttano via cose buone oppure cose che in quel momento non interessavano, ma che per gli studi successivi diventeranno poi fondamentali. Interessante anche una lettera del 1890, siamo, stiamo andando avanti, in cui si dice che è interessante eh, cioè per l'archivio ottenere tutte le pubblicazioni amministrative prodotte dai ministeri nel, nel, dal 1860. L'Archivio generale ha bisogno di tutto ciò affinché le carte che gli sono consegnate siano disposte nell'ordine storico e prescritto dai regolamenti riusciranno più pronte e sicure le ricerche. Questo è fondamentale, cosa che è stata poi accantonata negli anni, perché qui, come forse non sapete, c'era l'archivio delle pubblicazioni dello Stato, che non vi dico dove è finito, perché sappiamo dove è finito, sono la bellezza di 20 km di carte buttati in magazzini esterni e praticamente inservibili, però era fondamentale avere anche l'archivio di carta, archivio a stampa, cioè le pubblicazioni ufficiali dei ministeri, perché sono estremamente importanti per studiare l'autore dei ministeri e l'organizzazione degli uffici e di conseguenza le carte. È sempre un problema di spazi. Ecco, eh, la commissione famosa che voleva istituire De Paoli per eh, organizzare le carte prima che, che arrivassero, quindi già un po' scartate e organizzate, arriverà solo nel 1894, quindi dall'82 al 94. L'archivio centrale, l'archivio del Regno, fa, mh, è a, diciamo, in questa commissione con un, diciamo, con un ruolo fondamentale, c'è il suo direttore e l'Archivio del Regno ha il compito delle ispezioni. Oh, che bella cosa! Le commissioni di sorveglianza non possono fare ispezioni in questo momento, sono organi consultivi. In realtà, qui l'Archivio del Regno aveva compiti ispettivi, poteva andare a dare delle prescrizioni. Oggi, invece, le amministrazioni sono sovrane dei loro archivi. Noi siamo commissioni di, che sorvegliano ma non ordinano, tanto che fanno poi spesso come vogliono. E invece lì c'era eh, questa idea dell'ispezione. Eh, nasce quindi il regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle amministrazioni centrali, che ovviamente tutte belle parole, che però poi alla fine eh, i ministeri fanno un po' come vogliono. Allora, gli, gli, siamo all'inizio del XX secolo, eh, contraddistinti dalla fine della direzione De Paoli, che arriva fino al 1907, e a seguire quella del nuovo direttore eh, Ernesto Ovidi, che vediamo qui seduto questo signore qua, eh, che è direttore fino al 1915. Uh, cambiano anche i regolamenti, nel 1909 l'archivio di Stato di Roma si sposta al Palazzo del Gesù in Piazza del Gesù. A seguire anche un po' di carte dell'archivio del Regno, quali carte, quelle più belle, perché se è sempre il solito magazzino di ripa grande, tra cui ehm, arrivano al Gesù i, le, le, le leggi e decreti del Regno. E qui vediamo la sala che è la stessa dove si fotografano tutti gli archivisti, i funzionari del Ministero dell'Interno. Del Gesù con la statua di Vittorio Emanuele II. Non so se notate che è molto simile a quella della Biblioteca Nazionale, è il palazzo, eh, al Collegio Romano, la sala oggi detta di Spadolini. E tutte le, diciamo, le scafalature che conservano le leggi del regno. Viene mantenuto il convento delle Benedettine a Campomarzio come sede succursale e i soliti magazzini. In più si aggiungono i magazzini del Confalone in via della Scimmia, 715 metri quadri, e si potenziano gli affitti a Ripa Grande. Eh, nel 1911 c'è la legge degli archivi nuova e si identifica l'archivio di Stato di Roma come archivio centrale, non si distinguono ancora le due istituzioni e ancora si ridice gli archivi atti dei dicasteri centrali del regno che più non occorrono nei bisogni ordinari del servizio sono raccolti in un unico archivio interessante notare che il suo direttore dell'archivio del regno in analogia a quello al direttore dell'archivio di Stato di Roma assumeva la denominazione di sopraintendente poi soprintendente ora sovrintendente questa cosa è più recente, è dal 2008, però l'origine è sopraintendente sopra e poi soprintendente. Tra l'altro, non avevamo detto che l'archivio del regno riceve anche gli inventari degli archivi del, degli enti locali e degli eh, enti morali, le province comuni e enti morali. cioè una legge che dice che vanno versate qui all'archivio. Gli inventari, cosa che però poi continuano ad arrivare. Ehm, L'idea è quella che emerge e, e, ed è interessante. L'archivio del regno come vero sacrario della storia nazionale e quindi si cerca anche di garantire la memoria delle origini dell'unità d'Italia, cioè il Risorgimento, quindi si va a caccia di recuperare le carte della storia italiana che portano alla presa di Roma, quale l'impresa dei mille e di quegli uomini che contribuirono a quei fatti, gli archivi personali, che diventano eh, corollario e integrazione delle serie documentarie delle istituzioni dove tali personaggi avevano operato. E, e quindi eh, nel nuovo regolamento dell'archivio di Stato del 1902... Eh, ci sono delle indicazioni per depositare presso l'archivio del Regno le carte eh, degli uomini di Stato che fanno parte del cosiddetto archivio segreto ri perché sono carte riservate e pertinenti a politici uomini di Stato e arrivano così le carte di De Pretis, del Generale Amelio, di Brin, Francesco Crispi, Ferdinando Martini, Giovanni Giolitti, Luigi Luzzatti, Emilio Visconti Venosta e Angelo Bargoni tutti i grandi uomini ministri politici. Ecco, ehm, ancora eh, mancava però la sede. Ehm, perché, appunto, siamo sempre a caccia di sedi, vi tralascio tutte le idee del momento, se di nuovo si emerge anche l'idea della sapienza. Eh, perché c'era già nell'aria il trasferimento del Palazzo della Sapienza, che è quello in corso Rinascimento, alla nuova, diciamo, a, al, alla nuova città degli studi che poi farà il, il regime, eh, però non si fa niente. Quello che è interessante in questo periodo è l'attenzione per la conservazione, il restauro. Cosa era successo nel 1904? il famoso incendio della Biblioteca Nazionale di Torino. Cosa è successo in quell'anno? Si comincia a portare l'attenzione sulle problematiche della conservazione, soprattutto sui danni, sulle emergenze eh, che occorrono alle carte, anche alle pergamene, eh, in occasione di incendi. Considerate che si tratta sempre di edifici con tutti i solai in legno con le scaffalature in legno eh, con montagne di carte zeppate, è il problema di ripa grande. No? Quindi c'è questo problema. Allora, e oltre da lì, con l'incendio di Torino si innesca, grazie anche alla collaborazione del laboratorio di restauro della Biblioteca Vaticana. Non so se avete mai sentito il padre Erle padre del restauro. Sono tutte cose importantissime. Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana che eh, in quegli anni eh, si ragiona su come restaurare le carte bruciate, le pergamene agglutinate, che con la, il caldo si sono, sono diventate mattoncine o patatine, e eh, ci sono dei direttori degli archivi che hanno tipo quello di Pisa di Stato di Pisa, che scrive al Consiglio degli archivi dicendo: Ma io come devo restare a steca? Ho l'archivio mezzo marcio, cioè non esisteva un metodo del restauro, non esistevano dei criteri, non esistevano delle metodologie accreditate. In realtà era già attivo il laboratorio della Vaticano, perlomeno dopo. Ehm, ehm, di, diciamo c'erano stati già dopo l'incendio di Torino de, del diciamo l'inizio della sperimentazione di nuove tecniche e allora cosa succede? Succede che eh, si decide per evitare di creare delle metodologie di formi sul territorio nazionale, questa è una cosa importantissima, eh, di realizzare un laboratorio di restauro centrale presso l'archivio di Stato di Roma, in capo all'archivio del Regno. Cioè è bellissimo, perché qui è l'origine di quello che sarà poi l'Istituto della Patologia del Libro. Perché poi dopo Alfonso Gallo, Davide Mese di Dominare, padre della Patologia del Libro, in realtà si frega le competenze del primo laboratorio che era archivistico. I lavori di restauro più complessi e difficili e di maggiore importanza, i documenti di ogni parte d'Italia, vanno, eh, vanno gestiti da questo archivio centrale, esattamente come adesso, i massimi documenti italiani che hanno, sono bisognosi di restauro si restauro una patologia del libro. Quindi mh, bisogna formare del personale specializzato, i, lab I laboratori periferici degli altri archivi di Stato, che erano piccole cose, devono essere, diciamo, accentrati come metodologia e il personale deve essere formato dall'archivio del Regno. Si danno anche dei soldi e quindi l'idea è bellissima perché siamo proprio alle origini, ben prima, lo sappiate che la patologia del libro nasce nel 1938, qui siamo nel 1910. Eh, è situita a Roma presso l'Archivio di Stato, in quanto già archivio del Regno, un laboratorio con lo scopo di studiare, perfezionare e applicare ai documenti dettorierati dell'archivio i diversi metodi di restauro delle pergamene e delle carte, di formare abili operatori che possono eseguire lavori di restauro ordinari, di eseguire sui documenti tanto nell'Archivio romano che negli altri archivi i lavori di restauro di eccezionale importanza e difficoltà. Quindi, eh, tra l'altro, questo laboratorio serve anche per le biblioteche, perché si fanno restaurare anche lì i libri e i codici più importanti. Quindi le origini dell'Istituto di Patologia. Qui vediamo sempre altre immagini del Palazzo del Gesù e una delle pubblicazioni che, del periodo che, del 1910 che racconta e eh, eh, diciamo fa un censimento della documentazione in piedi. Abbiamo ritrovato anche il primo ehm, regolamento di un, di un laboratorio di restauro d'Italia, qui, che lo troviamo qui a sinistra, è questo appunto, il regolamento del laboratorio di restauro di documenti, logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno. Ma la cosa interessantissima è che la, il laboratorio viene affiancato subito da un gabinetto fotografico, l'idea che il restauro vada documentato prima e dopo, è importantissimo. Cioè, tutti sappiamo diciamo che al ah, restauro l'ha inventato gallo, cioè, voi, tutti quanti noi vogliamo bene, però l'origine è ben più antica e si deve. Altri, ad altre persone che arrivavano dalle istituzioni che, parteci, per, che avevano partecipato a questa famosa commissione del padre Erli, dalla Vaticana, dalla biblioteca casanatense dove ci stava Ignazio Giorgi, direttore, e il Guido Mancia, apprendista laboratorio del Vaticano. La direzione viene affidata a Mario Cingolani, chimico del Ministero dell'Interno, lo vediamo qui a destra che è la figura più nota, non perché sia stata eh, solo restauratore, era un chimico, inventa proprio delle tecniche e soprattutto sottolinea questa necessità della documentazione, molto moderna, ma perché poi si dà la politica. Questo signore entra nel Partito Popolare, diventa sottosegretario del Ministero del Lavoro, deputato all'Assemblea Costituente, senatore della democrazia cristiana. Ministro dell'Aeronautica e della Difesa, eh, perché poi lascia questo, questo laboratorio per darsi alla politica e qui comincia la decadenza. Perché poi dopo, mh, lo diciamo fin da subito, eh, il laboratorio decade, cioè diciamo di, è, esiste ancora, ma avrà meno visibilità, tanto che le competenze che si formano verranno assorbite. Da Alfonso Gallo, che è notoriamente legato al regime fascista, a, ottiene grandi contributi dal regime e riesce a trasferire le competenze e, e anche le macchine nella nuova istituzione della patologia del libro. Anche gli impiegati, quei pochi rimasti, si trasferiscono là. Quindi l'archivio del regno perde il laboratorio successivamente. Arriviamo al 1916. Intanto continuiamo a vedere qualche immagine di questo archivio disgraziato del, del Regno. Siamo con Totò, siamo in un film eh, Totò e i Sette Re di Roma. È la solita storia dell'archivista, che lo vedete qua con i faldoni dell'archivio del Ministero dell'Interno. Eh? Il solito banchetto, e eh, diciamo. Lui che si arrampica a prendere i faldoni. Siamo nel 1916. Viene nominato sovrintendente dell'Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio del Regno chi? Eugenio Casanova. Lo conoscete? Spero di sì. Il padre dell'archivistica italiana, il punto di riferimento per gli studi di archivistica, per il cinquantennio a seguire. Il grande. Diciamo, padre della scuola archivistica romana, e lo troviamo qui. Questa è un'immagine importantissima. Guardate, qua al centro ci sta Casanova, qui in alto ci sta Emilio Re, qui in, alto, qui in basso ci sta Armando Lodolini, padre di forse quello che conoscete di più, Elio Lodolini. E Casanova è l'autore del celebre manuale archivistica. Ripubblicato a Siena nel 1928. E le necessità dell'archivio sono sempre più evidenti. Eh, non si trova lo spazio, sempre la solita storia. E cosa succede? Casanova si dà da fare per creare un nuovo, un nuovo uh, spazio. Qui vediamo Casanova, poi vediamo anche la sinistra, lo spazio della Sapienza che viene preso diciamo come di mira per locali, ma nel mentre si lavora sul convento delle Benedettine. Non so se avete qui eh, presente la situazione, questa è la piazzetta di Campomarzo, l'abbiamo già vista, qui sta Giolitti, tutto il complesso, questo della via dei prefetti, qui il Parlamento. Mm. E Casanova eh, nel 1919 eh, con il genio civile in carica all'ingegnere Armando Susinno per fare questo uh, fare un progetto che avrebbe creato uno spazio importante mh, complessivo veramente bellissimo dove abbiamo ritrovato i disegni 1919 approvato il 15 gennaio del 20 con un castello di scaffalature eh? e... ma soprattutto che per la prima volta ci sono delle cose a me particolarmente care ad esempio la stanza per la sala della mostra l'idea di una mostra permanente dedicata all'archivio di stato e un'altra sala dedicata alla mostra paleografica se ancora adesso andate agli archivi nazionali a Parigi, c'è un museo degli archivi dove c'è la, la mostra di paleografia. In più, in questo grande palazzo ci doveva essere il laboratorio di restauro, che non c'è mai stato per tutta la storia, se non l'anno scorso che l'abbiamo creato noi qui. E ci, ci, ci doveva essere il laboratorio fotografico, che anche qui è sempre stato un po' baraccato, adesso siamo un po' più tecnologici. Eh, allora, questo per dirvi che cosa? Che i problemi di un tempo e le idee di un tempo sono sempre quelle. Gli archivisti, i grandi direttori sanno che cosa devono, dovevano fare e il problema è stata poi la messa in opera. I problemi di un tempo, delle origini, sono sempre quelli. Nel manuale di archivistica Casanova cerca di sollevare l'orgoglio nazionale sottolineando gli altri paesi menano alto vanto dei loro edifici archivistici, noi proprio non ce n'importa nulla e, e no, ancora non si riesce ad andare avanti eh, perché comunque questo progetto ovviamente non va bene. Eh, ci sono quindi dibattiti ma lo lasciamo in centro sto archivio o lo mandiamo in periferia? Forse eh, che il nuovo andasse con il nuovo, l'antico con l'antico, questo lo dice, e migliora il futuro direttore dell'archivio di Stato di Roma. Che voleva dire? Ma l'archivio del Regno, ma mandiamolo in periferia, mandiamolo in una zona decentrata, perché il nuovo con il nuovo, l'antico con l'antico, l'archivio di Stato di Roma, teniamolo in centro. Il resto mandiamolo via, è l'idea di mandarla all'euro. L'inizio dell'idea che forse starebbe bene anche in periferia. Ancora adesso noi andiamo a cercare i capannoni in periferia, perché abbiamo bisogno di spazi. Quindi eh, ci sono diversi dibattiti, eh, e eh, nel mentre però. Casanova dice: Vabbè, insomma, vediamo un po' se troviamo una sede comunque che vada bene per tutti, anche abbastanza in centro. Il famoso San Michele. Allora dice, ma perché non sbattiamo fuori lo spizzo di San Michele e ci papiamo tutto il complesso oggi occupato integralmente dal Ministero della Cultura e da altre istituzioni connesse? E, e quindi Casanova, con la collaborazione del giovane Armando Lodolini viene eh, affida all'architetto Attilio Spaccarelli di realizzare un progetto tra il 32 e il 34 per trasformare l'intero edificio di San Michele a Ripagrande. Cioè, sventiamo tutto, facciamo un bell'archivio dove mettiamo tutto. Ve ci vogliono 25 milioni di lire, figurati, ci possono stare 190.000 metri di scafalature, 190 chilometri. Che bellezza, no? Eh, noi adesso siamo a 160 quindi ci saremo stati poi generalmente sbagliavano poi i calcoli perché poi alla fine ehm, quindi anche lì tutte belle parole si, si fanno i progetti addirittura si, si crea la prima guida all'archivio di saldi di roma l'archivio di saldi di Regno. sempre casanova aiuta sempre a, a lodolini e non si fa niente, rimane tutto com'è. Eh, però mh, da questa guida si evince che sono arrivate ancora tantissime altre carte: carte di uomini di Stato, eh, carte mh, di tanti ministeri, i fondi della famiglia reale, la consulta araldica, il registro araldico, il Consiglio di Stato Sardo e Nazionale. Le sezioni del periodo costituzionale piemontese del 48, insomma un sacco di cose anche diciamo del, per le origini dello Stato prima dell'unità prima della presa di Roma, e eh, le copie degli inventari comunali, anche qui. E, mh, ma cosa succede? Succede che il buon Casanova si mette di traverso con il De Vecchi, Cesare Maria De Vecchi di eh, Valcismon. Noto gerarca fascista che le, eh, lo estromette dalla direzione della rivista Rassegna Storica del Risorgimento. Casanova cade in disgrazia, perde la direzione. C'è la reggenza di Armando Lodolini, ma anche lui è colluso con eh, Casanova, nel senso che viene visto come il delfino di Casanova. Non gli danno la direzione, affidano la direzione a Emilio Re che era già stato reggente dell'archivio nel 33 e 34, aveva meno competenze archivistiche di eh, Lodolini, se leggete le pagine di Elio Lodolini, lui ovviamente eh, racconta che insomma, il re rubò il posto al padre Armando, in realtà Emilio Re è stato un grandissimo dell'archivistica e, e, e cosa fa? pensa di trasferire l'archivio al complesso borominiano di Santivo alla Sapienza e il complesso di Santivo viene dato all'archivio di Stato ancora adesso l'archivio di Stato è lì viene sventrato perché nel mentre la biblioteca alessandrina si trasferisce alla Sapienza il salone alessandrino dell'archivio di Stato di Roma è l'antica biblioteca del Papa Alessandro dell'antica biblioteca dello Studium Urbis si vuota il palazzo e il palazzo viene eh, sventrato vengono costruiti dei castelli per, per ospitare le carte ecco si deve a Emilio questa cosa ma ehm, Emilio Re è anche colui che parla dell'euro che comincia a dire che forse possiamo dislocare eh, dei magazzini nell'Eur perché comunque c'è cioè, possiamo mandare fuori eh, le carte più recenti e l'archivio del eh, del regno, d'accordo? Ecco. Eh, con lo scoppio della guerra le cose comunque pro proseguono perché come sapete l'archivio di Roma non viene eh, diciamo intaccato da nessun bombardamento eh, le carte continuano ad arrivare si prosegue l'attività di, eh, di inventariazione e si rimane indenni durante il conflitto e arrivano anche la le carte della presidenza del consiglio del ministero dell'agricoltura anche parte della pubblica istruzione con la fine della guerra i problemi rimangono sempre quelli logistici e quelli di personale ma soprattutto il problema è il recupero delle carte del, eh, degli archivi dispersi e distrutti e delle carte delle amministrazioni statali centrali trasferite al nord dalla Repubblica di Solò o prodotti dalla Repubblica stessa, e quelle prodotte dal, dal settembre del 43 dall'Ufficio Affari Civili costituiti al sud per l'amministrazione dell'Italia Liberata. Nonché quelle del cosiddetto governo dei sottosegretari. Quindi c'era la necessità, subito dopo la guerra, di recuperare le, gli archivi eh, che si trovavano al nord dopo la liberazione dell'Italia settentrionale e la conseguenza fine della Repubblica Sociale. E eh, quindi, grazie agli alleati, al generale William McCain responsabile degli archivi del governo militare alleato, si eh, opera per un recupero di questa documentazione che arriva all'archivio del Regno, che nel mentre cambia nome finalmente in archivio centrale. Con la proclamazione della Repubblica, l'archivio, senza un formale provvedimento di legge, assume de facto la denominazione di archivio centrale dello Stato mai e poi mai archivio nazionale perché il termine nazionale evocava il nazionalismo fascista. Ci sono eh, Ar Armando Lodolini che viene nominato sovrintendente dell'archivio di Stato di Roma eh, e del Regno, eh, va al congresso de dei archivisti eh, e dice vorrei cambiare il nome in archivio nazionale. C'è un referendum che viene bocciato e quindi eh, ehm, anche il nome del sovrintendente, lui diceva no, non è sovrintendente, però non ha competenze territoriali, chiudete questo nome non vale niente, chiamiamolo l'archivista generale del, dello Stato, anche questa denominazione viene bocciata ed è per questo che siamo ancora adesso archivio, Nazio archivio centrale e non archivio nazionale. Ve la faccio un po' più corta perché con il Mentre dai migliori arriva un nuovo direttore, Torino Montenovesi. Finalmente, il 30 aprile del 50, viene nominato sovrintendente dell'Archivio di Roma e dell'Archivio del Regno Armando Lodolini, padre dell'Archivio Centrale dello Stato. E lui, l'antico allievo di Casanova, il padre fondatore, che rimane in servizio per soli sei anni fino al 56 perché era già vecchiotto, Lo troviamo qui aveva già un'ampia carriera, è stato archivista in mille posti. E lo vediamo qui rappresentato sotto i portici dell'archivio di Stato di Roma e a destra, non so se riconoscete chi c'è accanto ad Armando, il giovane Elio Rodolini, a 18 anni. E chi lo conosce vede che è rimasto sostanzialmente uguale e lo ricordiamo con molto affetto e perché poi anche lui cominciò a lavorare fin da ragazzo nell'archivio arriviamo quindi alla, alla nostra legge perché eh, cosa significa? Armando Lodolini cosa fa? Cioè, eh, sa che ha sulle sue spalle un grande compito, realizzare l'archivio centrale dello Stato. L'archivio era ancora a ripa Cosa dice? Sente fin da subito la responsabilità del suo ruolo e la grande opportunità che si presentava per l'Italia. Egli riteneva che dopo i fallimenti dei tentativi di oltre mezzo secolo. Bisognava abbandonare l'abito della modestia, lui dice. Bisognava sognare e io sognai, disse. Cioè, qui c'è bisogno di persone grandi che sognano queste cose. Armando Loderini dice: Io qua devo fare qualcosa di veramente. L'Italia oggi il più splendido archivio d'Europa. E pensa che l'idea unica che possa eh, realizzare in tempo un tempo rapido il suo sogno è trasferire all'Eur l'archivio centrale dello Stato. Il Palazzo dell'Eur era in uno stato di ancora abbandono, c'erano le erbacce, lui lo dice. C'erano tutte le le, le case e gli edifici non completati, perché nel mente è scoppiata la guerra. Quindi c'era bisogno di Creare uno spazio. Abbiamo ritrovato nell'archivio di, di dei Lodolini una foto che già prima del 1953, negli anni '50, Elio e Lua Parmando vanno a fare il sopralluogo. Ci sarà foto di loro in mezzo ai ruderi del, dell'Euro, ce l'aveva in testa. Eh, C'è anche un grande vantaggio perché eh, diventa commissario straordinario dell'Euro. L'urbanista Virgilio Testa, che era stato compagno di Lodolini all'Archivio di Stato, era stato impiegato anche lui dall'Archivio di Stato, quindi erano amici e quindi dicono: qua dobbiamo far staffare. E allora lui eh, si fa assegnare questo, questo archivio, questo spazio. Eh, I lavori vanno avanti, si finiscono i palazzi, si costruisce la piazza, l'edificio laterale. Il suo sogno è. E la sua la promessa è quella di avere tutti e tre i palazzi, il centrale e i due laterali. E comincia a pensare come riallestire dentro e ci sono, abbiamo ritrovato queste piantine che non erano mai uscite, dove si vede che le idee di oggi sono quelle di Armando. Guardate un po' che caso. Nella pianta centrale troviamo al centro, proprio dove esattamente è adesso scritto museo. Cioè quello che abbiamo fatto senza sapere che c'era già una piantina di quegli anni è dove oggi esiste lo scrigno della memoria, questo museo dell'archivio centrale dello Stato, uno spazio espositivo permanente che verrà inaugurato eh, prossimamente e che sarà visitabile dal 22 di questo prossimo mese, marzo, per tutti. L'idea è quella della promozione del patrimonio. Nel far conoscere il contenuto. Quindi che succede? Succede che Lodolini sogna in grande, sogna in grande, ma lo fregano perché sta chi l'ha lato, non glielo danno da un lato. Lo avremo poi dopo, quando la Corte dei Conti andrà via a sinistra, non l'abbiamo ancora, non l'avremo forse mai, chissà, speriamo. Nel mentre lui vorrebbe concentrare qui all'Euro tutta la cittadella degli archivi e spostare il centro poi di fotoriproduzione, cioè l'antico centro del, del, dei microfilm degli archivi di Stato, poi diventerà nel 63 il centro di fotoriproduzione. Vuole portare la direzione generale degli archivi, fare il luogo dell'archivistica e concentrare qui, c'era anche l'idea di spostare la Biblioteca Nazionale, che come sapete ha una sua... Diciamo definizione, solo a fine degli anni '60, con l'apertura al pubblico nel '75 al Castro Pretorio. Eravamo ancora tutti a caccia di una sede. Quindi, l'idea della cittadella della cultura, del polo della cultura archivistica e bibliotecaria, l'idea delle del, di, fa, di parlare con le istituzioni bibliotecarie, adesso sì, cioè, si è ritornata questa cosa, per anni si è stati distanti. In realtà, i padri fondatori hanno sempre detto che. La, la sopravvivenza della memoria documentaria culturale di un paese è unica, poi vedete. Eh, qua fa progettare gli scaffali, questi sono quelli il, il nuovo istintore di, di incendio. Se andate nei nostri magazzini, buttati in qualche angolo, troviamo ancora questi, queste cose qua. Ecco, e fa tutto uno schema: dice, Ma come la metto questa roba qua, la roba da, da San Michele, devo portarla qui? C'è da impazzire. Quindi, ci pensa, ci ragiona come la dispongo perché là era tutta una, una massa dove c'era un buco e infilavano carte e quindi studia degli schemi classificatori, importantissimi, almeno tre versioni. Nel mentre fa quello che si fece poi e si rifece poi con Grispo che si rifece con Serio a seguire il censimento della documentazione e quindi va ehm è il cosiddetto censimento dell'inchiesta abate come si, mai tutti ne parlano forse ne avete già sentito parlare l'inchiesta Abate. Chi era sto Abate? Era il prefetto Biagio Abate che era il eh, direttore generale dell'ufficio centrale degli archivi di Stato quindi Dodolini fa mandare a circolare a tutti, dovete dirmi quante di aule di carte avete perché io li devo portare al centrale devo assolutamente calcolare gli spazi e quindi si fa questo mega censimento, partecipano poi i, i nomi dei primi, dei grandi archivisti con cui poi chiuderò, voglio ricordare alcuni nomi, Pietro D'Angiolini, Costanzo Cazzucci, il giovane Elio Lodolini che è incaricato del, di censire il Ministero dell'Industria e del Commercio, Claudio Pavone che qui vediamo qua, no? Elio Califano che forse non vi dice niente ma quello che inventa il microfilm. Abbiamo avuto dei grandissimi nomi. Eh, ne citeremo ancora. Quindi, eh, Lodolini fa tutti i calcoli perché deve assolutamente filarci, tutto, eh, deve portare tutto e, e deve studiare anche queste organizzazioni. Ma soprattutto, poi ehm, avanza, eh, c'è cioè, la necessità di, di, di andare in fretta, perché l'archivio del, del San Michele straborda ma Lodolini non farà mai il trasloco, perché ci sarà la legge istitutiva, che l'abbiamo vista prima, del 53, 70 anni da oggi, che definisce che cos'è l'archivio centrale, assegna all'archivio centrale il ruolo di dirigenza superiore, cioè un archivista di, di, di livello altissimo come direttore, cioè equiparato a un direttore generale, dirigenza generale che si è persa nel 2004, che è stata ricostituita, nel 2000 mi sembra 19 e ancora adesso è così, io sono direttore generale. Ma l'origine nasce come sede di direzione generale per dare questo ruolo importante, anche sovraordinato rispetto a certe amministrazioni, in modo tale da parlare direttamente con i segretari generali dei ministeri, perché avere autorevolezza per farsi dare le carte. Ma soprattutto c'è questo discorso. Del, quindi il, quarto, il grado quarto della carriera archivistica, massimo livello riconosciuto solo al dirigente generale dell'archivio dello Stato, la più alta funzione nel campo archivistico. Un, un archivio centrale che doveva avere compiti nazionali, che doveva assolutamente avere anche il laboratorio di microfotografia, le gotorie, il restauro, la chimica, le informazioni archivistiche. Signori, nazionali, il centro delle informazioni dove essere qua quel perché? Perché nel 51 cosa nasce? Il centro delle informazioni bibliografiche, l'antenato dell'ICU, dove aveva sede alla Biblioteca Nazionale L'Udorini Che l'aveva orecchiato, cosa dice? Ma perché non facciamo anche qua il Centro per le informazioni archivistiche nazionali? Sono belle cose che poi mh, non ebbero. Eh, diciamo prosecuzione, ma soprattutto poi l'idea eh, che bisogna assolutamente censire la documentazione perché cosa c'è al San Michele? Perché c'era un casino pazzesco. Cioè, che cosa è arrivato a San Michele? Nasce l'idea dello schedone, o meglio, ed era già Emilio Re che aveva inventato lo schedone, qui si costituisce un gruppo. Un gruppo di lavoro dei giovani archivisti che erano stati assunti e che presi da entusiasmo, come noi quando siamo stati assunti nel 99, che abbiamo censito tutti gli incunaboli, 1500 incunaboli in tre mesi, eh, presi da furor archivistico, eh, i giovani vengono spediti a San Michele a censire tutta la documentazione e compilano i, i, gli schedoni in modo tale da ricomporre le serie e gli spezzoni. Nella nuova sede dell'Euro, nel mentre Lodolini eh, viene collocata a riposo dal primo marzo del 56, lascia la direzione già nel 55. Dopo una breve vacanza di dieci mesi, viene assegnata la reggenza a Salvatore Carboni, di cui adesso poi diremo. Che è colui che, si eh, diciamo, è l'ideatore dell'idea del trasloco. Perché nel mentre i lavori si concludono, gli spazi ci sono, ma tocca a fare questo trasloco, cosa non semplice. Gli schedoni, gli schedoni detti gli schedoni Pavone, perché è Pavone che eh, fa questo, eh, diciamo, quest, costruisce eh, diciamo, l'organizzazione delle informazioni prendendo uno schema tradizionalmente ideato dai migliori. E quindi si dividono i lavori con Pietro D'Angiolini, da che scheda il San Michele, Costanzo Casucci, Fausto Fonzi, Vittorio Stella. Forse questi nomi li avete già sentiti, gli ultimi due vanno a finire in università. Casucci, l'autore della bibliografia dell'archivio centrale dell'Ottato. Si scheda al Campomazzo, queste carte del, dell'archivio ex archivio del regno sono sparse. Al Gonfalone, alla Sapienza, a al San Michele e si creano questi schedoni. Ehm, Carbone, qui vediamo uno schedone. Eh? Carbone che fa, che fa lo schema di massima per il trasferimento, detto anche piano di riordinamento e di trasferimento. Dice come dobbiamo spostare queste cose, come dobbiamo portarle. Qui mi fa piacere anche ricordare Mario Missori, che vediamo qui nella foto insieme a Carbone al centro. Mario Missori, un giovane ragazzo del 35. E appena è entrato come operatore tecnico, eh, chiede di dormire all'archivio centrale, dorme al centrale per coordinare e pensare come organizzare le carte. E quindi questo trasloco viene fatto in maniera incredibile, cioè, nel senso che mh, si pensa che ci voleva, do, sarebbe dovuto. Impiegare un sacco di giorni, cioè qui quanti, chissà quanti mesi dobbiamo, dobbiamo sospendere i servizi. Invece si fanno i miracoli. Nel senso che si, si fa tutto in frettissima. E anche perché si, si è lavorato prima, cioè si è studiato lo schema classificatorio, si è pensato di come organizzare le carte. E quindi le carte arrivano ordinate e già con questi schedoni che, che permettono di ricomporre gli spezzoni. Diceva allora, allora, Presidente del Consiglio c'è cioè un pezzo qua, un pezzo là, un pezzo da un'altra parte. Cominciamo a portarli e li riabbiniamo e li, li facciamo filare. Nel 18 maggio del 59 iniziano i lavori di Tasloco. I, i, i tempi rispetto a quanto preventivato sono estremamente ridotti. Si era ipotizzato 475 giorni di lavoro, si giunge eh, con 400 eh, pezzi al giorno portati, si, si portano invece 721 pezzi al giorno e si completa il tutto in 240 giorni. Un'impresa epocale. Con sole 11 persone. Guardate qua le immagini. Tre custodi, un giovane archivista, impiegato di cooperativa, ma non mi quattro operai. Pochissimo, c'era la passione. Se sentite i racconti e leggete i racconti di quegli anni, si diceva che non c'era funzionari, operai, lavoravano manualmente, sia nel carico che nello scarico, un funzionari e operai. In un'amministrazione italiana... Che non si faceva differenze di grado gerarchico e di condizione sociale, nessun autoritarismo, ma l'autorevolezza di chi dava l'esempio. Una cosa bellissima. A questo punto, vedete, l'unione fa la forza. In più, si chiama una raccolta anche le amministrazioni versanti, cioè ci sono anche tante persone della presenza del Consiglio della Pubblica Sicurezza, di altri ministeri ehm, che aiutano in questo trasloco. Le carte arrivano dal, da sparse dal, dalla Sapienza, dal San Michele, dal Gonfalone, eccetera, vengono portate nella cella di disinfezione, la prima cella installata in Italia, importantissima, questa cosa la, la rifecero poi al momento del trasloco della Biblioteca Nazionale. Eh. Questa metodologia venne poi trasferita alla Biblioteca Nazionale. Cioè, queste carte erano tutte mezze marce, pieno di muffe, eccetera. Quindi le infilano nella cella di disinfezione dove c'era l'ossido di etilene, escono con la maschera, vedete, viene roba super tossica, eccetera, e si ricollocano i libri, i libri, le carte. Insomma, eh, però eh, eh, c'è un'attenzione alla conservazione. Li ricollochiamo in posti puliti e, e carte disinfettate. Per evitare. Ecco, l'apertura la, la, al pubblico spetta il nuovo soprintendente Leopoldo Sandri. Qui vi faccio anche vedere lo schema classificatorio. Non so se qui il F l'ha mai visto, l'abbiamo recuperato, buttato in un angolo. Il piano per il trasferimento è emozionante da carbone come do, aver, ha organizzato l'organ diciamo la struttura dei ministeri cioè l'idea è quella di riprodurre l'organizzazione eh, dei ministeri e, e le carte corrispondenti questo è lo schema classificatore utilizzato e lo stesso carbone poi eh, creerà la guida all'archivio nel 62 che viene organizzata secondo lo schema di, di là, da lui ideato, con i successivi aggiornamenti di Costanzo Caduce e di Mario Rissori, che porteranno poi alla creazione, alla realizzazione, da, a cura di Paola Carucci, della guida generale degli archivi di Stato, in particolare la, ovviamente la parte dedicata all'archivio centrale. Ecco, il nuovo soprintendente eh, Sandri sarà colui che... Forse l'avete già sentito Leopoldo Sandri, eh, ha insegnato anche la scuola speciale. Eh, nominato nel 59, aprirà l'archivio. L'archivio riapre senza nessun disservizio il giorno prima era alla sapienza. Il primo aprile del 60 apre qua. Le, gli studiosi arrivano qua per la prima volta. Quindi c'era cioè, cioè quando, quando si trasferiscono anche gli impiegati, c'erano cioè, tutti felici, prendono il pullman tutti insieme. cioè Ci sono delle narrazioni bellissime. Gli studiosi arrivano qua e si ritrovano sulla scrivania le carte che il giorno prima avevano, conservato, avevano consultato di là, bellissime. Per cui eh, arriva, arriva e si, ci si aggiusta, si è subito baraccati, non c'è niente, non ci sono sc scrivanie recuperate, scaffali scassati. Si cerca perché gli arredi arrivano dopo. L'illuminazione arriva nel 62, cioè di alcune stanze. Eh, nuovi tavoli e nuovi arredi della sala studio. E qui vediamo la sala studio, la sala inventaria la sala studio: come era? Al secondo piano, accanto all'ufficio sovrinten del sovrintendente. Poi, solo negli anni '80, si trasferì dove la conoscete. Direzione Mario Seri. Quindi, eh, nonostante le difficoltà, l'archivio rimane aperto tutto il giorno dalle 8.30 alle 19.30. Notevole incremento di pubblico anche perché eh, diciamo Sandri è molto liberale, nel senso che fa vedere anche carte riservate con permesso speciale. Ma qui è sempre stato il luogo della democrazia, il luogo in cui si incentiva la ricerca per cui i permessi si danno e si danno anche a pubblici di varia natura, il più possibile ci eh, si si, si amplia la platea, anche perché si spunta a far studiare le carte. Ecco, quindi ehm ci sono tanti spazi, si incrementano i eh, i i versamenti e finalmente l'archivio Ottiene quello che viene definito la dignità e la fisionomia propria. Volevo chiudere ricordando Leopoldo Sandri, che vedete qua al centro, ricordando altre figure, perché nel mentre abbiamo, abbiamo citato i nomi degli archivisti del trasloco, ma siamo poi negli anni eh, 60, eh, si organizza l'archivio in varie sezioni. Che vengono assegnati a chi ha maggiore anzianità di servizio, la direzione: Michele Pardo, che forse eh, avete già sentito perché poi diventa professore di storia, Costanzo Casucci, Vittorio Stella che anche lui andò all'università. Ci saranno anche Raul Ghese, Elvira Giancarelli e saranno anche gli anni in cui, negli anni 66, eh, verranno incardinate le giovani. Archiviste, le nuove leve che eh, recupereranno il testimone dei grandi nomi degli archivisti. Qui abbiamo recuperato le foto a sinistra di Costanzo Casucci, di Largese, al centro Leopoldo Sandri e il gruppo delle donne archiviste, perché abbiamo sempre parlato di uomini, delle archiviste dove ritroviamo Paola Carucci, giovane, a, a, a destra, Maria Pia Rinaldi Mariani, Lucia Principi Salvatori, eh, Maria Gabriella De Longis Cristaldi e ed Elvira Giancarelli. Tutti accanto al centro abbiamo Salvatore Carbone. Questo per eh, testimoniarvi di come poi l'archivio centrale eh, sarà portato avanti eh, da altre persone, di come poi questo testimone passerà. Eh, diciamo alle generazioni future, di come però comunque ancora oggi sussistono alcune problematiche che, di cui abbiamo parlato e che eh, risalgono alle origini della istituzione. Vi ringrazio. A questo punto, forse, volete fare una? Tra collo e martedì. Iniziamo a fare un progetto che non è un progetto che non che è collegato a sé oggi. Vediamo a ricordare. Iniziato dalle persone che sono inizio a poi perché è stata una bellissima, una bellissima sessione. proseguo con la storia, anche se ne puntate, a fino agli anni 2000. È una sessione nuova anche per noi artisti perché eh, sta cercando di recuperare, come vedete, tutte le radici proprio, tutte le sotterranee. Scusate, non si sente nulla. Ero donata dal microfono. Allora facciamo una pausa di cinque minuti e, mm, e riprendiamo con il giro appunto delle eh, di presentazioni di tutti i corsisti oggi. Così poi dalla prossima settimana iniziamo, cioè da, dal giovedì e venerdì iniziamo le lezioni a tutti gli effetti col primo modulo. Grazie. Sì. Se, se siete interessati, domani abbiamo un convegno sulla nuova teca digitale dell'Archivio. Alla porta trovate il programma, eh, viene presentata questo nuovo portale dell'Archivio Centrale dello Stato che finalmente eh, diciamo, espone la digitalizzazione di tutti gli strumenti di ricerca fino a oggi consultabili solo sfogliando le carte in sala studio. In più sono andati a confluire in questo nuovo, diciamo, strumento tutte le basi dati, gli inventari già informatizzati, le immagini digitali, e che è destinato ovviamente ad incrementarsi con i nuovi progetti di digitalizzazione che sono in questo momento in corso. Quindi se siete curiosi, interessati, potete anche collegarvi, credo che ci sarà la diretta ed è una buona occasione anche per, per imparare eh, le nuove tecnologie eh, dei portali, perché parleremo di triple IF e di altri, di altri sistemi di fruizione delle informazioni.